Suona, hai portato la corrente? Sì, sì, ma ti sembra che facciamo una cosa giusta di invitarli a cena? Ma che scherzo, ho architettato tutto alla perfezione. E proprio facendo questa cena, prendi la bottiglia, dammi il sonnifero. Ora, mettendoci dentro un po' di questo, che si addormenterebbe pure un cavallo. L'innominetto si imbriga che dorme e gli posso strappare finalmente questo pelo irtessetoso dalla pelle. Ho paura, Alto Mare. E se poi ci succede una disgrazia come a Vincente Solinas nell'ottantesima puntata? Giovanna, ti risponderò come J.R. nella nuova serie di Dallas davanti al pozzo di petrolio nel deserto in fiamme. Sì. Correremo il rischio. Pamela, fine della puntata. Squisito questo piatto. Tutto il pranzo è American style. Sono ricette di Victoria Principal. Ecco. Ah, davvero? Molto buono questo vino. Ha un sapore particolare, un po' sulla marognola, ma va giù che è un piacere. E lei lo mandi giù, è buono. Voi non bevete? Beh, veramente siamo tutti analcolici in famiglia. Ma com'è simpatico lei, signor Altomare. Io c'ho questo umorismo strano, così mi... No, basta, mi vuol far ubriacare. Perché no? E pensare che in questi ultimi tempi ho avuto l'impressione che ci evitaste. No. Ma che dice, signor Marchiello, per carità, anzi, magari a trovare sempre dei vicini di casa belli e simpatici come voi. Allora perché? Perché, siccome sono successe una serie di disgrazie una presa all'altra, adesso per esempio è in mandine demende che mia figlia si è lasciata con fidanzato. Capisco, i primi dolori, le prime disillusioni. Coraggio, signorina, chissà che non torni presto. Mai! Ma perché, papà? Chi sarà questo? No, ma dicevo... È ritornato signorino Carluccio! E la pace scenda sul desco dei giusti! Sei tornato, Carluccio! Sembra Carluccio. Il ritorno di Garcia Mineiro! No, il ritorno di Godzilla, rapeto a zero! Jenny! Sì, signor! Direi piuttosto il ritorno del figlio al prodigo. Signor Monzo, a non perdere una ragazza così ha avuto buon gusto. Ah, sono... E anche buon neso, ha sentito l'odore della pappatoia, è vero, Bonzo? Ancora, papà! Dove sei stato, amore mio? A Katmandu? No, a Frascati. È lì che sembri a Kendall l'hanno tosseto a zero. Lì c'è una confraternita indiana. Strano, però. Parlavo di lui e... Oh, mio Dio. Ti senti male, cara? Beh, mi è scoppiata una tremenda emicrania. Tesoro, ho un toccasana per emicrania eccezionale. Grazie. No, lasci che il misterioso Oriente le venga in aiuto, signora. Che cos'è? Un rimedio sovrano. Ah, rimedio sovrano è roba, sì, di bonzi, certo. Giapponesi. Ma vabbè, insomma, ho capito. Beh, deve essere buono, perché sei, sì, bambascione di queste cose, l'intendo, sa, di bonzi. Beh, mettiamolo nell'acqua. Proviamolo. Ma mettiamolo tutto, non è che può far male. Scusatemi, mi ha preso come un colpo di sonno. Bene, bene. Parlavamo, passi, di coincidenze. Io parlavo di lui e lui arriva. Questo mi ricorda un altro episodio. Ero sull'autostrada, una macchina mi sorpassa, mi rivolgo a mia moglie e le faccio: se quello seguite così finisce fuori strada. Lei non ci crederà. No, ci credo, è morto? 200 chilometri più avanti lo vedo volare giù dalla scarpata. No. Me lo ricordo benissimo. Autostrada Roma-L'Aquila, chilometro 70,3. Sì. A sinistra un burrone, a destra un altro burrone. L'uomo vola giù con un urlo. Una frittata. Che brivido! Potrei citarne ancora? No, no, non ne citi più, per cortesia. Sono casi, coincidenze. Sì, coincidenze, Come se dicessi adesso squilla il telefono e le annunciano qualche brutta notizia. Alto Mare, il telefono! Perché non rispondere? Perché non risponde? Alto Mare, tesoro! Ma insomma... No, niente, c'è un grembo alla mano, ogni tanto mi sento... Vado io a rispondere al telefono, eh? Sì, chi è? Ciao, tu hai dimenticato Borzello, ricordi? Il Borzello? Ah, il ragioniere Borzello? Sì, ma me lo prendo domani, con calma. Perché domani? Io posso portare adesso. No, ma che scherziamo? È meglio, sì, che ci vediamo domani, si direttamente in banca, ragioniere. No. Arrivederci, tante cose. Io chiedo scusa, ma non riesco a tenere gli occhi aperti. Non resisto più, bisogna che mi distenda. Non so che cosa mi succede. Accompagno io. Ottima idea. Sono mortificato. Sì, amore. Non si preoccupi. Ecco, grazie, Alto Mare. Mi raccomando, venga solo. Certamente, che scherziamo. Oh, mio Dio, che caldo. Che ci hai messo lì dentro? Hashish, LSD, HB, che cosa? Molto di più. Hai fatto la prima cosa buona della tua vita, Alto Mare! Vengo subito! Mia. Ciao, carissima! Come mi dispiace di queste cose! Sì, sì, a letto. Tu pensi a stare in gambena. Ciao! Vi abbiamo rovinato la festa! Non fa niente, non si preoccupi. Venga, Alto Mare, venga! Marchiella! Non è abituato a bere tanto vino. Mettiamolo subito a letto, è il sonno così pesante.
Irto e sedoso. Alto mare. Sì. Gettiamo la maschera, ti piaccio. Faccia Sagunto, comunque. Fammi tua. Ma che ti frega di Corinto, tanto non lo svegliano neanche le cannonate. Fammi tua. Fammi fare una telefonata urgente, per cortesia. Devo telefonare. Mettiti in libertà, tu, eh? Ma io sono già in libertà. Ancora più libera. Bella. Bellissima. Sì, più libera. Vengo su. No. Sarai bellissima. La casa secca? Pronto, come dottore? Chi è? Giovanna, sono io, Alto Mare. Senti, fammi una cortesia. Chiama la moglie dell'innominato al telefono. Dalla chiacchiera, capisci che io ce l'ho. Ok. Arrivederci, tante cose, come dottore. Non resisto. Ecco, adesso sono tutto tuo. Bella, oh, bellissima. Sì. Quanta roba che c'hai. Ma mi piace, ti voglio, mi piace. Che c'è? Ma come sei maschio, come sei possente. Ah, questo è il corno della caccia alla volpe. Io ogni mattina vado alla caccia. Sta suonando il telefono. Lascialo suonare. Sarà per mio marito. E appunto, se una cosa di tuo marito è una catastrofe, un maremoto, un terremoto del nono grado della scala Marchiella. No, no. Aspetta, ecco. Tieni. Pronto? Ludovica? Sì, sono Ludovica. Ti è d'aiuto Alto Mare? Il tuo marito è così gentile, lo vuoi? No, tienilo pure se ti serve ancora. Io sono ben contenta se me ne libero un po', cara. Io sto sedoso. Alto Mare, dove sei? Ah, ma che fai? C'era Gianito che correva, Corinto che gemeva. Hai risposto al telefono? Sì, era Giovanna, tua moglie, che mi voleva attaccare un bottone. L'ho liquidata, l'ho staccata la spina. Adesso ti voglio tutto per me, ho il fuoco nelle vene. Sì, anch'io, però... Però... Non ce l'hai? Un'aspirina effervescente con un po' d'acqua minerale non gassetta. Perché? Perché io se non prendo l'aspirina effervescente non mi eccito. Mi eccito solo con l'aspirina. Dammene due, tre, cinque. Amore, ti aspetto qui, eh? Vieni subito, porto una bottiglia nera. Ciao. Sì. Non mi danno mai il tempo di fare niente. Ecco. Madonna di ribalta. E questa è una foresta. Sono cespugli, non sono peli questi. Dove lo trovo quello yurto? Che mi tocca fare? Che schifezza. A questo punto taglio tutto. Per gli estremi, estremi rimedi. Che devo fare? Vado a prendere la lametta. Figurati, questo c'è raso elettrico, eppure modello vecchio. Un pannello, ecco, se ci fosse un pannello. Questo, ci posso mettere la scuma da barba con questo. E la lametta. Bruno, nel negozio c'è la lametta. Schiuma qui, la prendo tutta. Alto Mare, amore! Chi? Alto Mare! Amore! Ma... E che ci fai tu qua? Ho portato Borsello. Ah, ci ho fatto il tuo indirizzo a palestra. Thank you. Piccola dolce, testa pellata, amore italiano. Tu vuoi fare amore con me? Sì, sì, certo, sì. Certo che sì. Voglio fare l'amore con te. Oggi, tumore, tutti i giorni, quando vuoi. Ma perché capitate sempre nei momenti in cui io non posso, eh? Tu sempre mi dici, non mai posso. E non mai posso. Perché? Ma perché se non la faccio adesso la barba, quando la faccio per trovare il coso da mia madre, no? Ci devo fare un massaggio tutte le sere con un bagno schiuma e la schiuma da barba. Ciao. Ma non è che questi hanno sbagliato episodi e vogliono scopare con Dorelli? Pure l'ascensore ci si mette, tutto organizzato contro di me. Il signor Secca a che piano, per favore? Quinto. Mamma. Alto Mare, sei tu? Ma dove ti eri cacciato? Perché suoni il campanello adesso? No, non è che ho suonato il campanello. Ho provato a vedere se funziona, perché se arriva qualcuno non si sa mai. Senti, Giovanna, io... Ciao! Ma non dovevi essere al negozio? Tu visto casa mia, io ora vedo la tua. Sì. Amore, vieni qua, io voglio fare l'amore. Tu altra amica? No, no, è mia madre che ha quella malattia di Edipo, sai, strane, che mi coccola, mi dà il latte col biberò, vuol fare... Ciao, mamma. Beh, vengo per me.
Vai di là, bevi qualche cosa tu, io ti raggiungo. Ah, c'è pure l'aterosclerosi. Mamma, non rompere, per piacere. Alto mare, ce ne andiamo in camera da letto. No, in cucina, è meglio, in cucina. Più eccitante. Sì, sì, qua, vieni. Sullo spigolo, così. Oh, bella, oh, bellissima. Che fai? Aspetta, perché mi vado a spogliare. Torna subito. Non ti muovere. Alto mare. Stai così. Dove vai? Non mi lasciare solo, alto mare. No. Alto mare, che succede? Succede che mia mamma c'ha l'aterosclerosi sgaloppante. Senti come sgaloppe. C'è proprio un punto che ho dovuto chiudere. Stai calma, Chi è? Chi era? È la mamma. La mamma. Mamma? Sì. Tu vuoi avere due mamma? No, è la mamma della mamma che vorrei vedere come sta la mamma. E poi mamma. Non ti muovere. Mamma. No, nonna. Nonna. Tutto bene? Giovanna. C'è nonna Giovanna. Ci vediamo dopo, nonna. Amore, senti. Cosa voleva tua nonna dalla mamma? Adesso spiego. Dunque, la mamma vuole che la nonna viene a trovare... per... Ci vediamo. Voglio fare l'amore, aprimi la porta! Ecco, vengo subito, un momento. Sì, amore, no, nonna di... Amore. Mamma, tu... Mamma. Dai, apri la porta! È aperta. Ma che dici? È vero, è aperta, alto mare. Alto mare. Mamma, come stare? Stesa. Stresa? No, stresa, stesa. Che ho dovuto dare il tacco in destra. Che, no, nel senso che il tacco, fanno alla clinica il tacco quando uno ha l'aterosclerosi, no? Allora rimangono... si fa l'iniezione antisclerotica. Lettica il cervello e tu basta che non ti muovi di qui, aspetta. Bosco, tutta la foresta pietrificata. Ecco. Ah, quest'uomo peloso, tua mamma? Tu essere gay, ricchiona! Ma quale ricchiona? Per questo tu non farai amore con me! Ascolta, Ellen, tu forse non capisci che cos'è la iella. Alla! Allora, lui, siccome la porta, io ci devo strippare questo pelo lungo e peloso, poi ti spiego. Vai via, è tutto finito fra noi! Ma come, tu mi dai pure... lo so... Corinna, io ti spenno vivo a te. Ecco fatto. Com'è pesante l'innominato. Come lo giri giri fa sempre schifo, pieno dappertutto. Ero irte setoso. Ubi la mettam, disgrazia cessant.